no, Giovanni, il tema principale che stiamo affrontando, ormai siamo passati a Juve-Napoli dopo alcuni minuti su alcune frasi di Tebas che non ci sono piaciute molto, o anzi, che ci hanno rivelato cose che noi già sospettavamo, ma siamo a Juve-Napoli, le parole di Motta, come sempre, Giovanni, ormai tu te ne sei fatte un po' di conferenze di Motta, non mi pare che diano facilissimamente dei titoli, tantomeno sulla formazione, esatto. Però Nicole poneva subito il grande dubbio centrocampo, poi si può andare su tutto il resto, abbiamo parlato di Cambiaso, e la verità, caro Giovanni, è che noi possiamo ragionare su Locatelli McKennie, possiamo giocare su Locatelli Thuram, qualcuno pensa che Fagioli avrà un'altra chance, la verità è che nessuno si aspetta Douglas Luiz dall'inizio, e allora ce lo siamo chiesti senza fare drammi, siamo alla quinta, è un piccolo caso davvero oppure dategli tempo che viene da un altro calcio? No, non è un piccolo caso, però c'è da accettare la caratteristica del giocatore che vedendo poi il reparto e quello che hai a disposizione, probabilmente oggi in pochi si aspettavano la crescita così sostanziale di Locatelli. Douglas Luiz oggi è un po' più indietro nelle gerarchie. Poi Thiago Motta mi pare sia stato molto chiaro nel dire che prima o poi le gerarchie cambieranno anche, la stagione è lunga e quindi ci saranno delle rotazioni. Però se oggi dobbiamo immaginare l'uomo davanti alla difesa, mi pare il ballottaggio sia tra Locatelli e Thuram. Se dobbiamo immaginare le mezzali, Douglas Luiz, per quello che vuole Thiago Motta, è uno che rallenta il gioco, quindi è uno che spendi nel secondo tempo quando devi gestire il vantaggio e magari metti più giocatori tecnici in campo. Più volte abbiamo visto nelle ultime mezz'ore Fagioli e Douglas Luiz insieme, e quindi per adesso la Juve ha questo tipo di caratteristica e Douglas Luiz rischia di saltare dall'11 titolare. Però non è un caso, è semplicemente un dover accettare che l'allenatore ha determinate idee e in questo momento l'evoluzione della squadra gli impone di fare determinate scelte che vanno a discapito di qualche giocatore, nel caso di Douglas Luiz, che magari ipotizzavamo titolarissimo. Secondo me, a differenza di tanti altri, Douglas Luiz ci porta o ci ha portato in errore. Cioè, spesso e volentieri ipotizzi i giocatori che arrivano anche per cifre importanti in campo inamovibili. Con Thiago Motta non è così. Se no, Danilo avrebbe fatto 5 partite da titolare. Con Thiago Motta non è così. Chi sta bene gioca, chi dimostra di essere funzionale per quel tipo di partita si guadagna la maglia da titolare. In pochi ci aspettavamo titolare McKennie col PSV, e devo dirvi anche una cosa, perché io personalmente l'ho saputo dopo mezzanotte, l'ho twittato perché mi sembrava una curiosità da dare, però per tutta la giornata ho avuto il dubbione che potesse magari essere una cosa buttata lì, e invece poi è successo. Quindi occhio, perché con Thiago dobbiamo superare le logiche tradizionali, non ci sono destri mancini, non ci sono numeri, non ci sono cose che non si possono fare, ci sono robe che invece sovrapposte bene diventano funzionali al progetto gara, e magari le sorprese non sono così sorprese se vediamo dal suo punto di vista come va a preparare la partita. Ragazzi, curiosità, che tu chi ti aspetti domani? Thuram, McKennie, chi ti aspetti? Guarda, io ho un dubbio su Thuram, McKennie, e ho un dubbio su Nico Gonzalez, perché credo in questa partita UEA possa darti una giocata diversa. Però dall'altra parte devo dire che la Juve col PSV ha dato prova di poter far bene, e secondo me merita anche la possibilità di dare continuità a quella prestazione. Adesso è una squadra che deve lavorare sulle certezze. Io non mi sorprenderei a vedere la stessa formazione di qualche giorno fa, fermo restando che il Napoli gioca in maniera completamente diversa rispetto al PSV. Ripeto, i miei dubbi sono Thuram a centrocampo al posto di McKennie, che però è l'unico che ha un cambio di passo diverso, che ti dà la soluzione diversa tra i centrocampisti a disposizione. E UEA, che secondo me poteva già far bene col PSV e può far bene col Napoli.
in una zona di campo in cui, sai, lì c'è Spinazzola e quindi devi provare a metterlo in Pure Nico ha difficoltà fatto all'esterno. bene però, Giovanni, pure Nico ha fatto bene, no? Ha fatto benissimo. Dopodiché, magari prima o poi dovrei anche tenere in considerazione che Vlahovic possa avere necessità di un cambio. Sai, Vlahovic comunque è un giocatore, tra virgolette, monocorda. A un certo punto, non avendo il vice oggi, devi trovare o devi poter inserire dalla panchina un giocatore che possa darti delle soluzioni diverse. E obiettivamente oggi o metti UEA punta centrale, ne ha parlato Thiago Motta, però forse quella col Napoli non è la partita giusta, oppure puoi tenere fuori Nico Gonzalez che ti può cambiare la partita in corso e eventualmente nel secondo tempo. Io non mi aspetto chissà quale partita aperta all'inizio, anche perché secondo me il Napoli giocherà tanto sugli errori potenziali della Juve. E la Juve proverà a far gioco, però devi comunque rispettare l'avversario che, insomma, è di valore. Quindi sarà un bel test per capire a che punto è questa Juve nella sua crescita iniziale. Mister Nicole, avete Giovanni a vostra disposizione? Domande, sensazioni, commenti? Nicole, poi mister. Sì, Motta ha insistito molto sul tema della compattezza, no? Della squadra. Quindi io vado un attimo sul tema difesa, quasi scontate le conferme di Gatti e Bremer, penso Cambiaso sulla sinistra, e a destra ti riaspetti una conferma di Kalulu che ha fatto molto bene. Sì, io mi aspetto Kalulu. Gatti che stringesse i denti anche in caso di qualche problemino, me lo aspettavo, ma mi pare Thiago Motta abbia chiarito che sta bene, quindi non vedo grandi dubbi. Dall'altra parte, Kalulu è il giocatore che sta convincendo. Secondo me è la vera bella novità di questa Juventus. Certo, andiamo sempre a discapito di Danilo, che resta quel giocatore che pur avendo esperienza, pur essendo importante per il gruppo, oggi non trova spazio nell'undici titolare. Però, ripeto, bisogna accettare questa gestione e il percorso di crescita che sta facendo questa squadra, che è in piena evoluzione, ed è il motivo per cui oggi è giusto lavorare e consolidare le certezze che ha questa difesa, con Gatti, Bremer, Kalulu, Cambiaso, che secondo me da terzino sinistro diventa un giocatore strategico in questa Juve, e non cambiare troppo. Secondo me è giusto adesso consolidare le certezze. Mister. No, guarda, sono d'accordo con quello che dice Giovanni al 100%, e su Cambiaso l'ho detto prima, che soprattutto in questa partita ancora di più può essere un giocatore importante. Quello che tu metti un po' non in discussione, ma poi hai previsto che poteva esserci spazio per UEA rispetto a Nico Sì. Gonzalez, no? Non ti aspetti invece, ecco, in questo caso Nico Gonzalez viene molto dentro il campo perché cerca il mancino, viene dentro il campo. UEA è un altro tipo di giocatore. In una partita del genere, secondo te è più utile uno che si accentra o uno che va esterno? Perché poi se metti la palla in mezzo hai l'attaccante contro tre giocatori, non è facilissimo. Se entri dentro il campo e provi ad andare alla conclusione e porti fuori il braccetto, potrebbe essere molto più utile. Riformulata la domanda, se dovesse essere così, potrebbe essere Cambiaso alto a destra l'alternativa a Nico, o la dai assolutamente, la escludi? No, non l'escludo, non l'escludo perché so che a Thiago Motta piace molto Cabal, però devo dirti anche che mi aspetto continuità sulle certezze che la squadra ha avuto nelle ultime gare. È per quel motivo lì che ragiono sulle caratteristiche di Weah, specie se giocasse dall'inizio Thuram, che a quel punto andrebbe davanti alla difesa e andrebbe a liberare Locatelli, che secondo me può diventare una buona sottopunta accanto a Ecco, Koopmeier. però scusami,
contro partendo dal presupposto che il gioco di Thiago è molto fluido, che ci sono tantissimi movimenti, perché io con Miners martedì l'ho visto fare il terzino, l'esterno alto, esatto. Con Ildiz sottopunta oppure la sottopunta, però inizialmente come modulo pareva quasi che la Juventus fosse partita con un 4-3-3, sì, come posizione, no? McKennie interno, sì, di la destra, posizione di partenza sembrava quella, sì. Sembrava quello, ripeto, e poi il gioco molto fluido. Ma se giocassero Kefren Turam e Locatelli, è più facile aspettarsi un 4-2-3-1, cioè i due davanti alla difesa comunque più secondo me alla fine ci si va a configurare in un 4-1-4-1. Tu dici, quindi, che alla fine si va a configurare così, quando si ha la, sì, palla. Quindi secondo me c'è da ricercare l'uomo che va a schermare la difesa. Secondo me, se mette Turam davanti alla difesa, ci va Turam, e questo libera Locatelli accanto a Kop Meiners nella, quindi, prima fase. Tu non li vedi alternativi, Kefren Turam e Locatelli? Potrebbero essere alternativi, però secondo me posso giocare assieme tranquillamente. Ma sul fatto che possano giocare assieme sono d'accordo, però forse da interno in questo momento, in quel ruolo lì, McKennie, Douglas Luiz ti portano, Douglas Luiz è uno che ha fatto 10 gol lo scorso campionato, no? Vicino alla porta, sì. Dovrebbe sicuramente, è più incisivo di Locatelli, che fa un gol ogni 2 anni. Però mister, devo dirti una cosa, che se guardiamo all'anno scorso hai totalmente ragione. Se guardiamo ai primi mesi di questa stagione, Locatelli ha già capito cosa vuole Thiago Motta, lo sta interpretando bene e lo fa anche con una certa rapidità. Douglas Luiz puntualmente ad oggi, per quello che abbiamo visto, sembra quasi inceppato, macchinoso, finisce per rallentare il gioco. Allora, questa cosa può andar bene se devi gestire un risultato. È il motivo, secondo me, che lo ha spinto in campo nelle ultime mezz'ore in queste partite che abbiamo visto. Però, secondo me, Thiago vuole una squadra molto più veloce, molto più rapida, che ragiona velocemente in verticale. E secondo me, in questo senso qua... No, Locatelli sta facendo molto bene. Locatelli sta facendo bene, e potremmo anche ritrovarlo a quei livelli in cui al Sassuolo si era messo nelle condizioni di... Mi sembra che Locatelli sia il giocatore che ha beneficiato di più di tutti in questo momento di Thiago. Sono d'accordo e credo anche di aver capito qual è la differenza che ha fatto Locatelli, come qualche altro, con Thiago Motta, cioè la disponibilità. Locatelli si è presentato con l'atteggiamento giusto, si è messo in discussione e si è messo a completa disposizione dell'allenatore. In questo senso devo dirti, mi pare Thiago Motta sia un allenatore che va a trasmettere ai propri giocatori la possibilità di guadagnarsi uno spazio. Sai meglio di me che a volte nel calcio il giocatore si sente escluso, si sente poco considerato, poco visto, e l'allenatore spesso e volentieri trasmette questa poca convinzione sul giocatore a priori. Invece mi pare Thiago Motta abbia un modo di comunicare positivo con i giocatori che lo spinge a responsabilizzare il giocatore. Ed è successo con Locatelli, che sembrava sul mercato. È successo con Gatti, che è diventato capitano a sorpresa di tutti. Perché Gatti e non Locatelli, secondo te, Giovanni? Perché non Gatti... è un caso pure questo? Non è un caso. Perché quando Thiago Motta ti dice merita la fascia di capitano per far capire a tutti cosa vogliamo essere, cosa è Gatti? Gatti è semplicemente quel giocatore che arriva dal basso, che non può gestirsi, deve semplicemente lavorare al 110% ogni giorno, perché se si abbassa al 100% diventa uno nella sua normalità che non può fare la differenza della Juventus. E Thiago Motta invece vuole giocatori che vadano oltre i propri limiti ogni giorno in allenamento per guadagnarsi il posto in squadra. Questo alza inevitabilmente l'asticella,
ed è il motivo per cui Gatti diventa capitano della Juventus e Douglas Luiz magari oggi diventa una riserva della Juventus. Massimo, io vi devo salutare. Mister, grazie mister, ti faccio una domanda mister, un po' sciocca, te la fa Corra, lo chiedo a te perché sei un entusiasta del nuovo corso, però ti voglio mettere così. Corra dice, ma siamo sicuri che se poi noi avessimo incontrato il Liverpool mentre il Milan e il PSV saremmo a fare gli stessi commenti? Così, una domanda così, non vuole andare da nessuna parte, però è una curiosità. Oh, allora, io su questo secondo me c'è ancora tanto da lavorare, perché non bisogna, però io di natura vedo il bicchiere mezzo pieno rispetto a quello mezzo vuoto. E ti posso dire che però sto vedendo delle situazioni molto diverse dall'anno scorso, che erano le cose che io un po' contestavo alla Juve di Allegri, no? Un po'. E invece vedo un grande movimento senza palla. Vedo, perdonami, mister, solo una parentesi velocissima. Il movimento senza palla è quell'aspetto che sta facendo diventare McKenny un giocatore protagonista in questa nuova Juve da fuori rosa, perché è quello che lo fa meglio di tutti. Per dire che davvero con Thiago Motta c'è spazio anche per chi sembra ai margini. Con Roma ed Empoli non c'è stato tantissimo movimento senza palla. Cioè, era difficile trovare spazi, forse, non lo so, mister, se era quale. Era difficile trovare spazi, però ti devo dire anche una cosa, che stiamo parlando di due partite. Con la Roma, secondo me, è stata una partita molto migliore di quello che non si parli, perché secondo me c'è stato anche del merito della Roma, che ci ha bloccato molto bene vedendola al campo. Poi la Juventus a un certo punto ha preso il sopravvento e probabilmente siamo rimasti un po'... abbiamo fatto qualche critica un po' per gli ultimi 10 minuti, che ci siamo un po' spaventati, ma la mezz'ora iniziale del secondo tempo con la Roma secondo me è stata di buonissimo livello. Contro l'Empoli io non ho visto la partita in diretta, quindi brutta quella brutta. Io ero allo stadio, brutta proprio, ok, però a prescindere da quello, che poi ripeto, ricordiamoci che le partite prima della Champions sono sempre partite particolari, perché non è che l'Inter a Monza ha fatto sicuramente un partitone, e invece contro il Manchester City l'ho vista alla grande, purtroppo l'Inter, se vado a vedere quella partita, no? Ti condiziona sempre un attimino la partita prima della Champions. Quindi io dico che questa Juventus mi piace perché è propositiva, mi piace perché sul 2-0 attacca e pressa alta. Mi piace perché è una squadra che ha un'età media di 25 anni e può solo crescere. Ma Juve-Liverpool come sarebbe finita, mister, martedì o mercoledì? Ma sicuramente la Juventus non avrebbe fatto la brutta figura che ha fatto. Ecco, appunto, già questa è una risposta, insomma. Questo, ma il risultato non lo sappiamo. Poi, magari però... però io penso che anche psicologicamente... Credo anche io. In questo momento il Milan sia molto, fragile. Mister, come farà Juric a Roma? Bene, male o medio? Guarda, questa è veramente da tripla, perché Juric a Roma può succedere di tutto, secondo me, perché l'atteggiamento che ha Juric con e io lo so da testimoni diretti, non per sentito dire, ma da chi c'era, l'atteggiamento di Juric con i dirigenti del Toro è sempre stato un atteggiamento molto duro, al limite della provocazione. Andiamo a Roma. E se, infatti, con gli americani, se dovessero ripetersi un decimo di quello che è successo a Torino, Juric avrebbe vita molto breve, da quello che capisco un po' nell'atteggiamento che hanno le proprietà americane, dove ognuno deve fare il suo e stare al suo posto. Quindi, mister, grazie. Però come allenatore io sono convinto che lui sia un allenatore molto bravo. Bisogna vedere se è un allenatore da piazza... Tosta, anche in un clima tosta, molto tosto. Sì. Arriva in un clima molto tosto. Grazie mister, mister Gatta. Tu ciao, Giovanni che... Ciao. Ah, scusami, scusami, l'ho tolto io. Scusa, stavo salutando. Grazie mister. Ciao mister. Tu Giovanni, anche Nicole, per uscire un secondo, questi casi Roma, Milan, che impressione vi fanno? A Roma ve l'ho detto, l'atmosfera è bollente, non nei confronti di Juric, cui si dice è arrivato, diamogli il bollo in bocca al lupo, ma nella società è veramente un clima che secondo me non li riconquista più i tifosi. Perché l'hai fatto con Mourinho, l'hai rifatto con De Rossi, secondo me no. Sì, qualche vittoria aiuterà e la Roma vincerà partite, perché è buona la Roma, però secondo me è tosta. No, è difficile, sono situazioni difficili. Poi però, Massimo, io
penso alla fine del calcio contino i risultati Se vincono delle partite, sì. e Però quindi no, sono d'accordo, cioè sicuramente non è il massimo in questo momento qua lavorare in un contesto che a inizio stagione sembra già sfaldato. Dopodiché io credo Juric sappia impattare bene sulle squadre. Ci sono tante incognite. Obiettivamente per lui mi sembra una grandissima opportunità, rischiosa, ma se non rischi non vai avanti in un percorso come il suo. Non lo so, vedremo strada facendo. Mi è sembra una Sulla che mi situazione dice ancora più delicata quella del Milan, esatto. Io il perché Milan, ho capito, sta preparando un derby delicatissimo perché rischiano di no, ma prendere tre ascolta, ma gol. tanto sapevamo 3 partite fa che Esatto. in caso di sconfitta al derby Fonseca rischiava la panchina. Quindi mi sembrano tante di quelle situazioni premeditate in cui, se vogliamo, valutiamo sì il lavoro sulla singola partita e non possiamo dire quello che succederà la settimana prossima, però ci sono voci ormai da un po' di tempo. Fonseca, la verità è che è arrivato nella poca convinzione di tutti. Quando prendi un allenatore, devi dargli del tempo, devi proteggerlo. In questo devo dire che la Juve è sempre stata impeccabile, compreso quelle stagioni in cui magari ha capito subito di aver sbagliato la scelta, ma l'ha comunque protetta la scelta fino al termine della stagione, mettendo l'allenatore nelle condizioni di fare il suo lavoro, chiedendo alla squadra e a tutti la massima disponibilità per raggiungere il risultato. Mi riferisco in particolare, cioè sto pensando in questo momento alla stagione con Sarri, no? Quello lì era un rapporto che poteva terminare dopo 2 o 3 mesi. E invece si è arrivati a fine stagione vincendo uno scudetto in una stagione difficile, complicata poi dal Covid, il lockdown e tutto quello che purtroppo ricordiamo di quel periodo. Però è vero, si è interrotto il giorno dopo della fine della stagione il rapporto con Sarri, ma hai pure vinto. Quindi in questo la Juve è sempre stata impeccabile. Altrove, evidentemente, si fa fatica a volte a correggere il tiro. Mi sembra più delicata la situazione del Milan perché dalla Roma, onestamente, io non ho mai sentito la voce dei dirigenti e questo, secondo No, me, un po' a mette Roma in si lamentano imbarazzo. tanto, non ci sono Esatto. assenti. Dall'altra parte c'è chi parla, ma a volte a sproposito, perché obiettivamente la dichiarazione di Ibrahimovic non mi pare di un dirigente, di un uomo di campo, di un uomo di scrivania, mi sembra tutt'altro che una cosa da poter accettare. Poi, se vogliamo, diremo che, come faceva Mourinho, Ibrahimovic, in questo momento delicato per il Milan, ha tolto la pressione e l'attenzione sulla squadra e sull'allenatore e l'ha messa su se stesso. Se vogliamo, possiamo anche raccontarla così, però obiettivamente quella dichiarazione lì mi sembra ai limiti dell'accettabile. Poi ho capito che ha provato a correggerla dicendo che stava scherzando e altro, però obiettivamente quando ti manca la società, quando ti manca il dirigente di riferimento, obiettivamente fai fatica. Ecco, è così. Poi quella risposta, Questo sì, il boss, ma che è il sì, boss? Ma no, che ma sei? dai, Ma ma pare scherzi. Tony F. Fedez, pare, dai ragazzi. Sì, io sono il Siamo a boss, tu sei livelli quello, di ma che... dilettantismo assurdi, secondo me, Dai, veramente. Da una veramente. persona che comunque nel calcio c'è da tanto tempo, non Però sai puoi dire... cos'è? Ma poi l'allenatore ha abbandonato se stesso, l'hai scelto tu e l'hai abbandonato così. No, Il comportamento dei giocatori in campo, no? Di Leao, certo. non è possibile che venga permesso Ma questo in una società comunque gloriosa come il Milan. Cioè, per me è veramente assurdo. quelle robe lì succedono quando c'è un buco in società. Sì, Ma c'è palese, altro, perché poi certo. vorrei collegarmi alle parole di Totti di qualche giorno fa, no? Purtroppo diamo per scontato che gli ex calciatori sappiano fare un ruolo da dirigente, semplicemente perché hanno vissuto da giocatori l'ambiente. Ma non è così, perché ci sono ex giocatori che mettono da parte il proprio ego e si mettono davvero a disposizione della struttura rimanendo legati al campo. Oriali,
ha fatto la differenza nell'Inter di Antonio Conte, fa la differenza nel Napoli di Antonio Conte, in nazionale. Ma obiettivamente anche qui, mio nipote, che è piccolino, la voce di Orealli non la conosce, non se lo ricorda da calciatore. Ok? Ma Orealli è stato un gran giocatore, ha messo da parte l'ego e ha vissuto una nuova vita in un ruolo funzionale per quello, per la materia che conosce, mettendo tutto a disposizione del gruppo. Ci sono altri che mettono a disposizione il cognome, la popolarità che hanno ottenuto, ma da calciatori, pretendendo un ruolo che in altri ambiti purtroppo poi trasmette nulla, o forse solo danni, può fare da parafulmine. Allora, in questo senso vi dico, cioè, la Juve ha rimesso dentro la struttura Giorgio Chiellini, che non ha alcuna responsabilità in area sportiva, ma Giorgio Chiellini, per meritarsi l'inizio del percorso di formazione da manager della Juventus, ha conseguito una laurea in management d'azienda, ha fatto un percorso di studi approfondito, ha studiato per cominciare un percorso in affiancamento a Maurizio Scanavino. Fa la Quindi, gavetta come tutti, no? Cioè, esatto, ma è lui il perché primo che se ne rende conto, no? Che deve farla, poi entra con quando, umiltà in punta di piedi. Cioè, Ibra esatto, è tutt'altra persona, personaggio. quando Giorgio Chiellini avrà conosciuto tutte le parti dell'azienda in cui sta cominciando questo percorso di affiancamento, è ovvio che i suoi trascorsi da calciatore torneranno utili e faranno la differenza. Però per dire che spesso, cioè, l'ex calciatore non è così automatico che possa diventare un allenatore, un dirigente o un qualsiasi altro personaggio nel mondo del calcio, solo perché è stato un grande campione. Non è così, cioè, bisogna studiare, bisogna applicarsi, anche perché un calciatore diventa un campione se ha fatto bene la scuola calcio. Se no, anche quello, cioè, alla fine. Talento ne puoi avere quanto ne vuoi, però lo devi poi curare e La strutturare il verità è che talento. dopo Maldini al Milan forse non si è capito più nulla, ecco, Beh, a anche lì livello di occhio, perché addirittura. Maldini, Però. bravo, sicuramente bravo, ma faceva la differenza con un altro gran professionista accanto, che è Massara, che sul mercato sa il fatto suo. E anche lì un altro di cui magari la voce si conosce poco e niente. La vecchia Juve con Marotta e Paratici, di cui per boh, quasi 5-6 anni non si è conosciuta la voce, lavorava in un certo modo. Le strutture si devono costruire pian piano e con le professionalità giuste, perché quando pensi di poter coprire un buco con un parafulmine, magari sul breve periodo hai risolto il problema, però no, non stai lavorando alle radici, quindi le strutture diventano deboli. Allora, qua ci dice una cosa, Nicole, sei frizzata? Vediamo se esisti. No, forse. Un po', semi frizzata. Nicole, domani sarai allo stadio? Sì, sarò presente. Infatti sono molto contenta che ci sarà Tech a salutare. Ecco, ora ci arriviamo. Dai appuntamento, Nicole, ai tuoi fan? Se volete trovarci al solito baracchino di Max, Max, se ci Se volete dai, farlo, insomma, se volete l'autorizzazione. farlo. Allora, io non ci sarò, ragazzi, però diciamo in questi casi direi verso le 4:30, la partita è alle 6, 4:30, 4:45, andate al baracchino che è quello di fronte ai van media, parte ovest, c'è una rotonda, basta attraversare e c'è questo Non fatevi baracchino, ammazzare, strisce pedonali, esatto, mi raccomando. piano, piano, passate quando potete e là ci sarà Nicole e chi vorrà, vi prendete una birretta e insomma, fate una foto con la vostra, con il vostro idolo Nicole Tosi, ragazzi, anche voi potete farvi firmare la maglietta, farvi. Certo. Dai, No, Giovanni non andrai a imbrattiamo farti. la maglietta in questo modo. Giovanni andrai a farti firmare una tua Sì, maglietta. assolutamente. Ci sarai, Giovanni, Assolutamente ovviamente. sì, Ci assolutamente sarà sì. anche lui, ci sarà anche lui. E allora ti avrei chiesto questo, Nicole. Giovanni va professionalmente domani, tu vai da tifosa. Quanto applaudirai Szczęsny? Che farai con Conte? Allora, Szczęsny tantissimo perché veramente si è dimostrato un signore fino alla fine.
impeccabile, direi, quindi merita il giusto saluto, era quello che volevamo tutti. E brava la società, insomma, ad organizzare questo momento. Conte, io totale indifferenza, cioè io non fischio mai nessuno, quindi non mi metto a fischiarlo, totalmente indifferente, spero solo di batterlo sul campo e basta. Giovanni, dimmi anche tu cosa accadrà, non da tifoso, va bene, anche se segui la Juve da sempre, però ti chiedo cosa accade. Szczęsny, boato, giusto, prolungato, secondo me amatissimo. Beh, questa impressione. Sono due livelli completamente diversi, sono due storie completamente diverse. Certo. Io credo Szczęsny raccoglierà l'affetto dei tifosi della Juventus sempre, sempre, e credo sarà salutato come merita. Ancora più per l'uomo, oltre che per il grande calciatore, perché ne avevamo già parlato in un'altra live. Io credo l'ultimo accordo fatto da Szczęsny, che prevedeva con una clausola la possibilità di ridurre ulteriormente la cifra concordata per la risoluzione del contratto, lui aveva 7 milioni e mezzo netti in tasca, ha risolto a 4 milioni con questa clausola che prevedeva la possibilità di essere ridotto ulteriormente in base all'ingaggio che avrebbe preso in un altro eventuale accordo. Io credo in questo Szczęsny abbia ulteriormente dimostrato che la sua storia alla Juve merita rispetto, perché lui ha dato grandissimo rispetto alla maglia e al club e al rapporto, e quindi credo meriti un grandissimo saluto, e ripeto, secondo me continuerà a raccogliere grandissimo affetto anche in futuro all'interno dell'ambiente juventino. Per quanto riguarda Conte, la storia è completamente diversa. A me piace anche scindere le cose rispetto all'allenatore e al giocatore, perché di Conte non bisogna mai dimenticare che è stato un grande calciatore della Juve e un grande capitano della Juve. Poi c'è la parte dell'allenatore, è uno che ha riportato a vincere la Juve grazie alla squadra, grazie al club che lo ha messo nelle condizioni di sviluppare al meglio il suo lavoro, perché un allenatore non vince e non perde mai da solo. E c'è anche la fine di un rapporto in cui, secondo me, è venuto fuori il bello e il brutto del personaggio, che se vogliamo è quella parte negativa dell'essere juventino, che in un certo modo, quando vuoi vincere, non che perdi la lucidità, però ti diventa l'ossessione che vuoi vincere. Stefano, quando dicono quando dicono ossessione, vorrei che tu fossi ancora più pronto la prossima volta. Compratelo, produzione italiana, andate a comprarlo ora. Ciao. Esatto. Detto ciò, diciamo che quello che ha deluso molti tifosi è che ha dimostrato di amare più se stesso della Juve, insomma. No, ecco, lì arrivo. Dopodiché il professionista, allenatore, è uno che deve poi badare al suo percorso, e mi rendo conto che averlo visto alla guida dell'Inter non è stato bello per i tifosi della Juventus. Adesso allena il Napoli, mi pare nell'ultimo periodo siamo arrivati segnali un po' più distesi. Sì, fu applaudito Giovanni, fu applaudito, no, dopo gli Elkan e gli nella festa dei 100 anni, quindi insomma. Sì. Esatto. Ripeto, la storia è storia e resta lì, ed è giusto che venga sempre celebrata. Il presente è che domani c'è una partita che la Juve deve vincere contro una delle candidate ad arrivare fino in fondo per vincere lo scudetto. Però la Juve, questa Juve qua non deve guardare in faccia a nessuno. Io l'ho detto, secondo me soluzione facile, ognuno ovviamente fa come gli pare, non devo dirlo, però sì, è tra l'indifferenza e i fischi prima e durante, poi dopo, se abbiamo vinto, per me potete applaudirlo, fare quello che gli pare, non c'è problema. Sicuramente in una festa dei 100 anni della Juve lo applaudo, perché la sua storia, la Juve, esatto, è un altro mondo e quello rimarrà. Poi la partita, io spero che perda male il suo Napoli, fischio, faccio quello che è utile nei limiti del rispetto. Io credo, Massimo, credo sarebbe bello che in Italia
si cominciasse a ragionare più come in altri paesi, come in Inghilterra, per esempio. Cioè, sostieni la tua squadra più che andare contro l'avversario. È l'indifferenza di cui parla Nicole, dire indifferenza, esatto, ma alla fine esatto. Possiamo salutarlo con un... in modo carino, assolutamente non l'odio riservato a Higuain e compagnia, è quello mai, ragazzi. Perché... No, che dicevi, Nicole, volevi dire qualcosa? No, no, poi capisco anche chi ci è rimasto particolarmente male e non riesce a perdonarlo, sì, sì. Perché sì, insomma, sì, per... Conte si è tanto amato, quindi è normale che poi quando si rompe il rapporto... Ci sta, ci sta. No, però sono 15, sono 10, da... quanti sono gli anni da giocatore? 10, 12, no, non so, certo, esatto, sì, sì. E poi ce ne sono quelli da allenatore, insomma, certo, e poi c'è qualche ferita, c'è anche quella nella vita. Io non sono, dice Giuseppe, del 53, quindi ha esperienza Giuseppe, ragazzi, non sottovalutiamo le sue parole, non sono tanto sicuro di Di Gregorio, però perché? Cioè al momento mi sembra molto sicuro nelle uscite, blocca il pallone quando può, non dà spazio allo spettacolo, che è una cosa che mi spaventa molto nei portieri quando comincio a vedere le spinte in angolo, tuffi strani e cose così. Ha preso un gol che non credo potesse, a oggi almeno, poi ragazzi, domani c'è stata qualche indicazione. Beh, diversa, ha preso un gol per un grave errore della linea difensiva, però sì. Di chi in particolare, Giovanni? Ma guarda, Kalulu non lo vedo in quell'azione lì nelle immagini, quindi evidentemente era da qualche altra parte. Danilo chiude la diagonale, però l'avversario è troppo, ha troppo spazio e quindi ti fa gol. Quindi credo sia un po' da dividere la responsabilità. Ripeto, però nell'immagine, nel riquadro, non vedo Kalulu. Forse per errore mio, ma non lo vedo. Come Candreva, quindi... Juve Salernitana? Può darsi, però... È sparito, come Candreva, però... ragazzi. No, tra l'altro devo dirti una cosa, che io ho chiesto a Thiago Motta nel post partita se lui fosse particolarmente preoccupato, comunque arrabbiato per questo gol preso a tempo scaduto. Lui ha detto che è la cosa che lo preoccupa meno. Devo dirti però che a me non convince questa cosa, perché nella nuova formula della Champions League la differenza reti ti fa da discriminante, quindi obiettivamente aver preso un gol a tempo scaduto, magari più avanti, magari no, però più avanti ti può fare la differenza in una posizione di classifica. E quindi, secondo me, è sempre meglio far tanti gol e non prenderne. Però capisco anche che in questa fase di crescita l'allenatore voglia badare ad altri aspetti. Però, secondo me, è stato un po' troppo ingenuo prendere quel gol. A me per ora Di Gregorio è piaciuto. Ripeto, non ha fatto miracoli, magari farà errori, ovviamente. Ma fa ripartire subito l'azione. Cioè, secondo me è proprio il giocatore ideale per la Juve di Mo. A me piace come esce, si prende la responsabilità. Ragazzi, senza esagerare, per ora non ha fatto miracoli da nessuna parte. Vedremo. Non ha avuto modo neanche. Cioè. Esatto, aspetto anche i primi errori, ma me li aspetto, purtroppo. Io vi dico una cosa, però, Poi vai. Adesso il mister è andato via, magari ci sarà possibilità di riparlarne. Se no l'avresti portato qua in diretta, Giovanni? Cosa? Il mister? Cioè è andato No. Se no me lo avresti portato. Pensavo a mister Motta, pensavo. No, mister Gatt. No, mister Gatt. No, perché no. Sai, è una cosa su cui secondo me è giusto confrontarsi. E per adesso passa che la Juve ha una grande forza in difesa per aver subito pochi gol. Ma tu dici la fase difensiva, tu mi insegni, e non la difesa. Vuoi dirmi però, questo? No, va bene tutto, però... io credo Gatti e Bremer adesso debbano cominciare a esporsi un po' di più per dare il via al gioco di Thiago Motta, perché rischiare poco può andar bene, però secondo me questo non dà ancora la possibilità di innescare i meccanismi che vuole l'allenatore. Quindi però magari con mister Gatti ci confronteremo su questa cosa qua. Credo interessante. Tra Gatti e Bremer serva adesso cominciare a rischiare qualcosina di più in impostazione, cioè, perché fino a quando stanno lì a passarsi il pallone e a rischiare zero, tutto bello, però se devi attrarre il pressing avversario, qualcosa in più devi fare, perché se non vai mai avanti, è vero, leggete, che non prendi gol, ma... Proponi poco nelle condizioni. Sono ritornati, esatto. Come Juve Roma, Juve Empoli, Juve. Novità in Serie A, da questa giornata arriva il VAR messaggi compariranno direttamente sull'orologio dell'arbitro. Ma perché tutto in inglese? Poi non si può chiamare il messaggio VAR se in Italia. E così. Beh, dobbiamo dire, prossimamente scaricheremo l'app che ci darà invece comunicazione
direttamente su, sui nostri, sui nostri, quello vogliamo, sui nostri. Allora Giovanni, ti fanno anche una domanda un po' di mercato, domanda secca d'albanese. Ma a gennaio, ma c'è Milik, Giovanni? Dov'è Milik dopo la sosta di ottobre? Come sta Milik? Quando torna? Dopo la sosta di ottobre. Ma che succede? Sì, ma cos'è successo? Tu hai capito qualcosa? Senza violare privacy, ma che succede? No, c'è poco da fare privacy. Allora, Milik adesso ha recuperato totalmente, cioè dal punto di vista medico l'infortunio è guarito. Adesso però deve lavorare dal punto di vista atletico per rimettersi in determinate condizioni ed è necessario che lui lavori in sicurezza per prevenire eventuali ricadute, perché probabilmente a un certo punto ha forzato un po' troppo ed è tornato indietro. Quindi Milik torna dopo la sosta. Ed è fondamentale che torni, perché è un giocatore che riesce a dare anche soluzioni diverse nella configurazione dell'attacco, quindi è un giocatore importante. Poi se la Juve a gennaio comprerà o meno un attaccante, oggi non ve lo so dire, secondo me qualcosina sta pensando di fare, non per forza tra gli attaccanti, perché magari la soluzione... Che ci vuoi dire? In questo momento qua... dall'Inghilterra. Che ci sta dicendo, Nicole? Cosa ci sta dicendo, Giovanni? No, io credo per adesso serva capire come si può sviluppare al meglio questa squadra e cosa può darti in tutte le sue sfaccettature. Però a centrocampo, su tutti i monopasso, l'unico che ti cambia e ti dà una soluzione in più diversa, muovendosi bene senza palle, è McKennie. Può bastare? Forse no. Quindi, laddove servono dei correttivi, comunque questa è una squadra in piena evoluzione. Secondo me un esterno basso in più in questa squadra devi metterlo. Qualcosa ancora serve. Ma se lo metti, ne esce anche uno di difensore, oppure? Ma ripeto, cioè, adesso siamo al 20 di settembre. Obiettivamente, fare oggi il mercato di riparazione senza aver visto all'opera sta squadra... No, ma infatti non volevo fare mercato e capire se Milik se lo aspettavano pronto forse all'inizio quasi. Se lo poi è diventato dopo un mese, poi dopo due mesi. Pronto all'inizio. Appunto, poi dopo due mesi è capire che succede. Cioè c'è, lo possiamo considerare una soluzione davvero dopo la sosta di ottobre? Certo, dopo la sosta di ottobre. E tant'è che sta lavorando per tornare al 100% senza forzare i tempi, perché probabilmente a un certo punto, quando aveva ripreso a lavorare, forse ha forzato un po' ed è tornato indietro, quindi si è dovuto rifermare. E se no, non si spiega questa lunga parentesi per un infortunio che generalmente risolvi in meno tempo. Qualcuno cita Sancho, qualcuno dice Coop non è monopasso, mentre Davidello appunto aveva l'idea di farsi dare questo Chiesa. No, questo Chiesa del Liverpool che non sta giocando molto lì, chissà se piace a Motta, se piace alla Juve questo Chiesa, potremmo provare a capire che condizioni. Italiano, no? Nazionale. Sì, italiano, bravo, ma era forte, me lo ricordo agli europei 2021, forte, forte, quindi chi lo sa se può magari interessare, se resta un po' fuori. Scherzi a parte, impressioni Giovanni sul primo turno di Champions? Io ti dico, tra tante partite squilibrate, alcune grottesche come Bayern Dinamo Zagabria, e... boh, è bella la novità, mi piace sempre la novità. Non lo so. Io dico, vi dico già una cosa, non arriviamo tra le otto, però non dovremmo arrivare neanche tra le ultime. Queste sono le mie considerazioni dopo la prima giornata. Ma secondo me l'obiettivo alla portata della Juve sono i playoff. Sì, alla portata, assolutamente alla portata. Okay. Cioè con Bruges, Lille, punti devi farli, ora non esageriamo, esatto. Tutto difficile, ma punti devi farli. Cioè, secondo me la Juve, così com'è, senza dover fare grandi cose, è dentro i playoff come valore di squadra. Sulla formula non so dirti onestamente, perché... Vedremo, dice, anche io c'era, mi sono curioso. Sì, tanta curiosità all'inizio, però non so se mi ha scaldato. Non lo so. A me no, però mi diverto a vedere la novità, ma non mi scalda. Ribadisco che tu... Però allora... sai, sono in tanti, Massimo. Cioè, secondo me è una formula da rivedere, perché ci sono tante cose
perché hai cambiato la formula affinché la competizione potesse diventare più interessante da subito, per evitare le partite, tra virgolette, Sì, poi però hai morte. messo un sacco di squadre, quindi c'è un Esatto, po' un cioè controsenso, no? dai, Slovan Bratislava, crei dai, una fase cioè. diversa, Grazie. cioè, perché troppe squadre dentro, e troppe squadre dentro alla fine ti abbassano uguale il livello di Esatto. attenzione. Ma poi io ribadisco, perché qualcuno mi ha Forse detto. basterebbe mettere una fase in più, in cui ci sono un X di squadre che giocano la Mini possibilità di playoff. affrontare poi, esatto. Questo campionatone. Allora io dico questo, l'ho già detto ieri, perché qualcuno mi ha detto c'è sempre stato il sorteggio per dire io dico in quarta fascia noi becchiamo Stoccarda, Aston Villa e altri Dinamo Zagabria e Sturm Graz o Slovan Bratislava, così. Allora uno dice c'è sempre stato. Però ripeto, in quel caso ti capitava nel girone e le altre tre che si giocano la qualificazione con differenza reti e tutti affrontano tutti la Cenerentola. Qua la Cenerentola noi non Sì. Certo. l'affrontiamo ed è una pura lotteria, quindi se si arriverà con la differenza reti nel mio campionato, nel mio girone, quindi c'è chi ha affrontato la Cenerentola, io non ne affronto una. Poi lo so che è sorteggio, mica me la prendo col mondo, ma ti fa capire che è completamente iniqua come cosa. Guarda, Cosa c'entra? se senza complicarla troppo, a questo punto sarebbe il caso di fare una Serie A e una Serie B della Champions League, in cui ti giochi o la promozione o la retrocessione della competizione europea che vai a giocare. Allora, nella Serie A della Champions League trovi solo top club che hanno meritato di stare in quella competizione lì, ed eviti magari una serie di partite scontate, poco interessanti, che secondo me lascia il tempo che trovano. Perché così alla fine non lo so, aspetteremo comunque la primavera Io per entrare nel vivo in ripeto, questa è una competizione. Superlega, cioè aggiungere partite per il campionato, ma senza Sì, l'idea ma fatta fondante male. della Superlega, senza l'idea fondante della Fatta Superlega, male, imbruttita. che era evitare i 9-2 Slovan Bratislava Esatto, contro quello e così Sturm non si Graz. evita nulla, anzi, secondo Allora, me si aumenta quella possibilità. Anto J mi dice, ma giustamente, ma la mia non è una lamentela sul complottistica sul sorteggio. Lui dice: abbiamo beccato il Lipsia in prima fascia, il Bruges in seconda, ma io non ho detto questo. Io non sto dicendo, probabilmente tra le otto si equilibra spesso, non del tutto. Io ho detto un'altra cosa. Io ho detto tu, siccome se arrivi con la differenza reti, noi non è che tu al Bruges o all'Ipsia faccia 9 gol, mentre ad alcune fai 9 gol. Non so come spiegartelo. Poi noi, la Juve, è più forte di 7 delle 8 squadre che affronta, perfino della Aston Villa Birmingham magari. Quindi è più forte sicuramente di 6, forse di 7. Quindi la Juve può pure fare 18 punti per me. Ma se arrivi alla pari con la differenza reti, squadre come Bayern Monaco, ma tante altre, chi affronta lo Slovan, chi affronta lo Sturm Graz, ti massacrano perché tu ce l'hai là in quarta, c'è cioè Stoccarda, Aston Villa, è proprio fatto male. È Almeno non far comunque un contare la differenza reti, campionato. non far Sì, e contare la poi differenza reti. cioè il punto è una classifica unica, è come un campionato in cui affronti solo alcune squadre, non altre. Cioè, è questo un po' Certo. che non ha molto senso, però pur di ravvivare il format hanno deciso No, questo il cambiamento. nostro sorteggio non è tragico, perché la Juve è vero che le trasferte a Lipsia, a Birmingham sono complicate, però se voi la guardate partita partita come fa Motta, non ce n'è una in cui parta davvero sfavorita, cioè, a parte il City ovviamente. Dico, forse Aston Villa Juve, le quote daranno meglio a Aston Villa, ma già a Lipsia è equilibrata. Questo non c'è il campo impossibile che dici, mamma mia, andiamo, non so, a giocare anche a Monaco col Bayern e sostanzialmente non c'è quella partita, avete ragione. Però a differenza reti noi arriveremo sotto, in questo senso ha ragione Giovanni a dire attenzione anche al 3-0 che diventa un 3-1, perché poche ne avremo di occasioni di fare tanti, 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 tanti gol. Giovanni, tu sei siciliano, che ricordo hai di Totò Schillaci? Tu sei piccolo però. No, sono piccolo, ma io sono diventato juventino e qui viene fuori il tifoso. Non Certo. diventato juventino perché mio nonno paterno, che si chiamava, anzi io mi chiamo come lui, era messinese di origine. E quindi quando Schillaci fece il passaggio dal Messina alla Juventus, io avevo 4-5 anni e guardavo le partite di calcio con mio nonno. Divento juventino perché lui, legato a Schillaci, vedeva le partite della Juve e diventò tifoso della Juve.
da tifoso messinese proprio per quel passaggio lì. Poi ho avuto l'opportunità di conoscerlo personalmente in tante occasioni in questi anni. Mi porto dentro tanti, tanti aneddoti, tanti momenti, tanti scambi. Per un siciliano come me rappresenta tanto e mi rendo conto che in quegli anni lì rappresentò tanto per i conterranei, perché erano anni molto difficili. Si viveva per strada un qualcosa che sicuramente non faceva bene alla società. Erano i tempi in cui c'erano tantissimi omicidi di mafia per strada, in alcune zone non era proprio il massimo, e invece avevi questo grande riferimento che ti portava puntualmente a sognare. Insomma, avevi sicuramente un effetto trainante a qualcosa di bello. E poi obiettivamente lui, in quell'estate di Italia 90, si guadagna il centro della scena con gol. Non era un giocatore particolarmente tecnico o che stava dentro un contesto di gioco. Secondo me, con Thiago Motta non avrebbe visto campo, per riportarla ai giorni nostri. Però sicuramente aveva fatto della voglia e della furbizia agonistica, la sua migliore arma in quegli anni lì, fece bene. Poi, insomma, ho sentito tante volte questa frase, sulla decisione di andare in Giappone. E lui continuava a dire che tanto prendeva l'aereo, dormiva sull'aereo, quindi la destinazione Torino o Giappone cambiava poco, perché tanto lui dormiva sull'aereo, per dire quanto poi insomma, sapesse diventare anche simpatico, ironico nel raccontare e nel semplificare molto alcune scelte della sua carriera.